Ciao. Piacere. Beatrice, piacere. Molto lieta. Prego, accomodati. Grazie. Bene, sono proprio contenta di conoscerti finalmente. Anch'io. Dunque, Roberta, allora, tu mi dicevi al telefono, mi hai anticipato che sei di Genova, che tuo papà vive a Merano, anche lui di Genova, e da qualche anno si è trasferito qui, si era innamorato di questa nostra bellissima città, ora però un po' alla volta vorrebbe cambiare. Sì, in effetti Beatrice, mio papà ormai è un po' anziano, quindi non ha più tanta voglia di rimanere qui, lui qui è da solo, non ha nessuno e quindi abbiamo un po' parlato e abbiamo pensato che sarebbe ideale che ritornasse a Genova anche per stare vicino ai nipoti, perché se così è tanto tempo che non li vede o comunque li vede poco e quindi c'è questo desiderio che lui ritorni. Certo, più che comprensibile. Senti, vuoi raccontarmi un po' di questo appartamento? Me lo puoi descrivere un po' più dettagliatamente? Certo, volentieri. Allora, l'appartamento è una palazzina di fine anni 80, su due piani. L'appartamento è molto carino, ha un po' il difetto di essere molto pieno. È pieno di tanti oggetti, tante cose che negli anni si sono accumulate. Mio papà, appunto, certo, ha accumulato tante cose e quindi adesso è proprio carico. Di conseguenza risulta anche un po' angusto, un po' buio e quindi, sai, ho paura che per la vendita risulti un po' difficile riuscire a portarla a termine proprio perché è bello carico di cose. Ho capito, Roberta, di cosa hai bisogno. In questo caso si potrebbe fare un intervento di home staging. Sai di cosa si tratta? Io ho sentito parlare. Quella tecnica, cioè sono varie cose che si... Una tecnica di vendita? Sì. Il mobile viene riqualificato proprio per renderlo più appetibile alla vendita. È interessante, solo che l'unico problema che stavo pensando è che mio papà, lui ci vive dentro e quindi come può fare per... non può andare in albergo? Sì, allora, in effetti tuo papà ci vive nell'appartamento, lui lo abita ancora, eppure non credere, è possibile fare un intervento di home staging anche se l'appartamento è abitato. Mara De Gaetano in questo senso è una vera esperta e a volte ha fatto veramente delle vere e proprie magie. Anzi, sai una cosa, io quasi quasi, se hai un attimo di pazienza, la chiamo subito e sento cosa ne pensa, ok? Volentieri. Ho bisogno di te. Sì, Mara, ciao. No, volevo solo dirti, la cliente è appena andata via e volevo aggiungere una cosa. Dato che noi ci incontriamo mercoledì per fare questo sopralluogo nell'appartamento del signor Fabio, per favore metti in agenda un paio d'ore in più. Tu non fare domande, segnati 2 ore in più, anzi prenditi tutto il pomeriggio libero. Dopo il sopralluogo devo portarti in un posto. Fidati, stai tranquilla. E ho una sorpresa. Non fare domande, ok? Va bene? A posto. Ciao. Ciao ciao. Chi è? Mara Beatrice. Quarto piano. Buongiorno Beatrice. Signor Fabio, buongiorno. Permesso, grazie. Prego. Innanzitutto della sua disponibilità. Prego. Le presento Mara De Gaetano, molto lieto, la nostra home stager. Prego, accomodatevi. Grazie. Grazie. Signor Fabio, dunque, io ho già accennato a Mara un po' di quella che è la sua situazione. Lei vive in questo appartamento, è intenzionato a vendere, ovviamente, a trasferirsi a Genova. Io le ho proposto un intervento di home staging light che ci consente di rinfrescare un po' l'appartamento, renderlo più appetibile alla vendita, ma senza crearle troppi traumi, senza per questo pretendere che lei esca di casa, quindi lei continuerebbe a stare nella sua casa. Guarda, io direi che più che un intervento di home staging si tratta di un intervento di decluttering. Significa togliere le personalizzazioni e renderlo il più neutro possibile. Bene,
Vi ringrazio per la vostra professionalità e quindi mi affido a voi e alla vostra competenza. Bene, signor Fabio, lei è pronto ad affrontare questo cambiamento del suo quotidiano, seppur temporaneo, questa invasione un po' nel suo privato? Sì, sono pronto. L'importante è che voi vendiate la casa al più presto. Grande, Fabio. Mara, e tu? Sei pronta ad affrontare questa nuova sfida? Guarda, ho già delle idee bellissime per questo appartamento. Bene, allora noi restiamo in attesa del tuo progetto di decluttering. Ciao. Ciao. Beatrice, ciao. Ti presento Mara. Piacere. Piacere, Max, ciao. Ed è a lei che ho deciso di fare questo bellissimo regalo. Bene. Io ancora non ho capito di cosa si tratta. A te pareva, glielo spieghi tu? Certo. Si tratta di un adesivo rifrangente del tuo logo che attacchiamo sulla tua macchina. Ma dai, sì. Che bello. Forte, eh? Ecco perché mi hai detto di venire con la macchina. Adesso l'hai capito, eh? Dai, porta dentro la macchina. Okay. Stupendo. Mara, abbiamo visto anche questo appartamento. Sono contenta che tu sia venuta con me a fare il sopralluogo. L'appartamento, come hai visto, è abitato e questa è una situazione che mi si presenta spesso. Io lo devo proporre in vendita, essendo però appunto abitato dal proprietario dell'appartamento. Certo. È un bel appartamento. Molto un bel... bello, vero? Sì, sì, molto luminoso. Anche. Infatti, te l'avevo detto. Ha un bel potenziale, uh-huh. E secondo me è un potenziale un po' inespresso, perché proprio per il fatto che è abitato è molto carico di oggetti, è carico di vita ovviamente. Certo. Cosa mi consigli di fare? Guarda, innanzitutto dobbiamo effettuare un intervento di relooking, quindi proprio dare un nuovo look alla casa. Sì. Togliere tutti gli oggetti personali, assolutamente, tutti i quadri, perché chi entra in casa generalmente vuole già vederla sua, vederla con i suoi oggetti. Per cui la prima cosa che farei è cambiare i lampadari, togliere tutti i quadri, togliere la maggior parte degli oggetti che sono presenti. In fin dei conti deve traslocare, giusto? Sì. Quindi si fa un pretrasloco, ecco. Si iniziano a impacchettare le cose che... Questo che non utilizza tutti i giorni. Un suggerimento buono anche per lui, sì. Insomma, perché non è più un problema, ma è una fase, una prima fase del, esatto. Di tutto, di tutta la sequenza. Ecco, semplicemente così. Anche in questa stanza, qui cambierei magari anche le tende, sì. e togliere il più possibile librerie, anche le scrivanie. Colori neutri. Tutto, e soprattutto colori neutri, sì. Così prendiamo il... Uh-huh. Consenso di più persone possibili. Beatrice, vedrai come ti cambio casa. Fantastico. Ciao. Mara, ciao. Ti presento Roberta. Piacere. Non vedevo l'ora di venire. Ho chiesto a Beatrice di portarmi per vedere la trasformazione della casa. Dai, sono contento. Appena finito, accomodatevi pure. Ottimo, oh, perfetto. Bene. Grazie. Cosa ne pensi? Bellissima, meravigliosa. Davvero non avrei mai pensato che poteva venire così bella la casa. Mio papà mi aveva detto che sei bravissima, ma non pensavo che riuscissi a fare una trasformazione simile. Non credevi, Roberta, che si potesse fare un intervento di home staging in un appartamento abitato come questo? Effettivamente no. Abbiamo eliminato un po' di arredi e oggetti superflui, così abbiamo iniziato anche un pretrasloco facilitando il lavoro dei prossimi mesi. Ottimo lavoro.
Allora Roberto, sei contenta? Sì, sono proprio felice perché finalmente so che adesso mio papà tornerà a Genova da me. Grazie. Beatrice, adesso tocca a te. Ah, io sono prontissima, Mara. Ho già 4 clienti che da giorni aspettano di vedere questo appartamento. Perfetto, allora non ci resta che brindare. Direi di sì. Vendita. Cin cin. Salute.